Salve amici, Rino Scorpione. Quest'oggi ho questo Midland Allan 80 che è sempre dell'amico Mimmo in provincia di Salerno. Mi dice che anche questa radio non modula e di migliorare la potenza, la modulazione qualora si possa riparare. Quindi non mi ha fornito il microfono, ma io adopererò un microfono mio simile all'originale, compatibile con queste tipologie di radio, quindi un attacco a 5 punte. Lo CB collegato, accendiamo, vediamo. Dunque, anche questa di fatti non ha audio. Questo non funziona. E nemmeno questo, MFM, nemmeno questo. Vabbè, vediamo se trasmette. Spia si accende, però non ho né watt, niente, tutto fermo. E apriamo e vediamo quello che trovo. Radio aperta, però permettetemi questa osservazione, mi sembra di rivivere la stessa riparazione che ho fatto, sempre dello stesso cliente, poi tra l'altro, su quella Indianapolis, perché guardate un po', qua ci stava su quella il 7310P, no? Ok, è qua che mi trovo, lo stesso integrato, ma questo integrato qua non fa da finale di bassa frequenza audio per la CB e né tantomeno da finale da modulatore audio, sempre per queste categorie di radio, cioè non c'entra niente, non ci impacchia nulla, diciamo noi qua. E poi ecco, le solite saldature fatte male, ma no, dice, ma voglio dire, ma non mi esprimo, è uno stagno pessimo. Tutta toccata pure sulla parte del finale e prefinale di trasmissione. Ma io dici, sì, queste osservazioni purtroppo le devo fare. Perché, cioè, voglio dire, lo stato in cui mi arrivano le radio, lo devo far vedere. Cioè, ma poi, tra l'altro, cioè, torno all'integrato. Ma che c'entra questo integrato su sta radio? Ecco qua, ho sostituito il finale audio, modulatore e quindi BF audio. Ho messo il TA7217, che è quello che vuole questa radio, come la stragrande maggioranza. Pasta termica, ho adattato, o meglio, ho recuperato una piccola aletta di dissipazione, l'ho installata, sembra che funziona bene. Ecco, ora purtroppo non riesco a cambiare canali, perché questo deviatore è tipo che è rimasto sempre sul canale 9, come anche quello della AM/FM. Però, alla fine, dato che purtroppo questi deviatori non li ho, al massimo lascio bypassata qua la M e qua farò altrettanto, in modo tale che poi si possano cambiare i 40 canali dai due tasti. Quindi poi passerò alla problematica della trasmissione, perché non trasmette, tutto morto, tutto niente, non ho trasmissione. Ripeto, anche sul finale di trasmissione è stato fatto qualche intervento, sul prefinale idem. Il finale audio l'ho risaldato per benino, anche se hanno intaccato e rovinato le piste, però sono riuscito a sistemarlo. Poi farò altre saldature che hanno giustamente manomesso e spero di riuscire pure su questo piccolo CB. Adesso passo alla problematica della trasmissione, perché per quanto concerne lo sblocco qua del canale 9, purtroppo ho dovuto disattivare la funzione del canale d'emergenza, però adesso almeno abbiamo tutti i 40 canali dove operare, ovviamente in AM, perché anche questo deviatore purtroppo non ce l'ho e ho ottimizzato e risolto in questo modo. Quindi adesso tolgo finale e prefinale per capire un po' che problema c'è sulla trasmissione, perché io credo che sia o uno o l'altro che non vanno bene. Dunque ho estratto finale e prefinale, eccoli qua, e c'è il prefinale che manca una giunzione, quindi sicuramente per qualche cortocircuito in fase di chi giustamente ha messo mano. Quindi metto il prefinale, monto il suo finale e vediamo se va in trasmissione. Problema risolto, in pratica era il prefinale, però era stato commesso un ulteriore errore, perché il prefinale va montato in questo modo e non così come l'ho trovato io, per cui era stato contropolarizzato. In pratica io, grazie allo schema, e poi bene o male ricordo sempre qualcosa, man mano che mi capitano radio bene o male vado a ricordare, cioè quello è il prefinale, ecco qua, in pratica l'emettitore deve andare a massa, invece in quel caso gli andava il collettore, praticamente poi
è entrata la corrente al contrario, perché essendo stato contropolarizzato si è bucata una giunzione, per questo non trasmetteva. Ovviamente adesso trasmette, ho dei watt, ho circa 3 watt, devo migliorare un po' perché giustamente ancora sto lavorando, però il problema è risolto. La modulazione, hola hola hola, 1, 2, 3, oh oh oh, è ancora originale. Io mi sto sentendo lì, hola, 1, 2, 3, hola. La frequenza è da correggere, perché dovrebbe essere 3,75 con qualche variante in più e meno di qualche hertz, ma qua insomma è un po' troppo, per cui devo allinearlo. Hola, 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 1, 2, 3, quindi modulare modula. Ricevere riceve, alziamo un po' più di volume, ecco qua, e quindi completo queste altre cose da sistemare, lo chiudo e faccio direttamente la prova finale. C'è un piccolo inconveniente di percorso, in pratica questa piccola aletta che avevo messo mi urta sul coperchio, quindi ho dovuto creare un'altra AL, perché poi ho visto che si avvitava qua, e quindi aiuta sicuramente a dissipare meglio il riscaldamento del finale audio, e quindi lavorerà sicuramente meglio anche il finale. Quindi metterò questa nuova aletta realizzata così all'improvviso e poi facciamo la prova. Eccola qua, la nuova aletta autocostruita, così il coperchio si chiude per benino senza nessuna problematica. Ecco qua, perfetto, all'anno 80 riparato, sistemato, chiuso, fatto l'allineamento. Riparato riguardo la trasmissione, ho dovuto mettere il prefinale, tra l'altro era stato contropolarizzato, rifatto le saldature sul circuito, quelle appunto sospette, riparata la fonia, quindi l'ascolto, oltre che appunto la modulazione, grazie al corretto finale che va messo su queste categorie di radio, e niente, questa è. Giustamente riguardo i deviatori ne abbiamo già parlato, non ho potuto fare niente, questo è disattivato e questo è commutato in AM, per cui importante, io faccio l'autoascolto lì su quella radio lì, come vedete la frequenza è nella tolleranza, spettro e ci siamo. Hola, 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 tutto rogero, tutto positivo, K, hola, migliorata appunto la modulazione, hola, 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 adesso una bella radio, una bella modulazione, ecco, e i watt sono circa 8 watt in picco modulato, scala centrale. Ola, ola, ola. Questo è il tutto per l'amico Mimmo in provincia di Salerno. Rino Scorpione vi saluta.